Buongiorno, benvenuti a tutti e un saluto da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che io rappresento. Non sto qui a sottolineare l'importanza che ha il settore dell'istruzione e della ricerca per la nostra Fondazione. Sappiamo e sapete tutti quanto in questi anni la Fondazione ha fatto, sia sotto il profilo dell'edilizia scolastica, dove ha fatto degli stanziamenti notevoli che, insomma, ci piace dirlo, non trovano riscontro nel territorio nazionale. E poi si è fatta anche carico la Fondazione in tutti questi anni della fornitura di tutta l'attrezzatura di materiale multimediale utile per l'insegnamento. La tappa di oggi è un ulteriore avvicinamento a dei traguardi ancora più ambiziosi che tutti assieme vogliamo raggiungere. Tutto questo l'abbiamo fatto perché in un momento difficile come l'attuale di crisi piuttosto lunga, pensiamo che il nostro paese vada rivisitato e bisogna rivisitarlo dall'inizio e quindi è determinante partire da ragazzi. Ecco, in questa prospettiva la Fondazione Cassa di Risparmio si è mossa. Ecco, in particolare per quanto riguarda l'inizio di queste tre giornate, quindi l'evento di questa mattina, sono permesso qui di scrivere, per essere più preciso e per non farvi perdere tempo, alcuni concetti. E pensiamo che concentrare impegno e risorse per la costruzione di una scuola moderna, inclusiva e in grado di contare su ambienti di apprendimento sicuri all'avanguardia ad oggi, non si propone come una possibilità per il futuro, ma come un obbligo, come un vero imperativo. È l'Europa stessa a indicare da anni con convinzione questa strada e proprio in una relazione congiunta della Commissione europea e degli Stati membri, nello scorso settembre si sollecitava il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione, soprattutto per promuovere l'inclusione sociale nelle scuole di tutta l'Unione. In questa relazione, tra le varie priorità indicate, orientate a migliorare l'offerta di competenze e a favorire la capacità di spendere tali conoscenze sul mercato del lavoro, si auspicava l'avvento di forme di istruzione e formazione aperte e innovative in grado di adottare pienamente gli strumenti dell'era digitale, e questo è il nostro problema. Il Festival della Didattica Digitale raccoglie in maniera diretta questa sfida, proponendo una 3 giorni di completa immersione nel mondo della scuola attraverso una rassegna in grado di mettere a sistema l'impegno e le competenze di molteplici soggetti. Al patrocinio del MIUR, della provincia di Lucca e del comune di Lucca, vedo il sindaco e lo ringrazio, si affiancano infatti l'autorevolezza scientifica di INDIRE e la collaborazione degli uffici scolastici regionali e territoriali. È poi di fondamentale importanza poter contare sulla partnership di Lucca Film Festival, del Polo Tecnologico Lucchese, di Lucca Comics and Games, grazie ai quali sarà possibile conferire alla manifestazione un taglio trasversale e multidisciplinare, coinvolgendo in questa nuova avventura i principali attori culturali della città. 3 giorni dunque in cui le metodologie di insegnamento e apprendimento saranno affrontate secondo nuove prospettive, gettando un virtuale ponte tra innovazione tecnologica ed effettive esigenze degli istituti, dei docenti e dei ragazzi. Esigenze che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in questi anni ha intercettato, dando vita a progetti strategici mirati a garantire ambienti scolastici sicuri dal punto di vista strutturale e in grado di fornire gli strumenti prescindibili per lo svolgimento di una didattica realmente aggiornata e inclusiva. Gli istituti della provincia di Lucca hanno conosciuto
e stanno tuttora conoscendo un processo di rinnovamento delle strutture grazie ad un apposito bando a cui ho fatto cenno prima per l'edilizia scolastica, che ha visto la Fondazione finanziare interventi per oltre 20 milioni che hanno comportato altri 12-13 milioni da parte degli enti pubblici, quindi per complessivi 32 milioni. Non è tutto, ma è una buona parte. Scuole più sicure quindi, ma anche istituti dove insegnare e apprendere diventi più semplice e funzionale, e una realistica preparazione degli studenti al mondo del lavoro e dell'università. Un altro bando dunque dedicato all'innovazione scolastica ha consegnato a docenti e alunni aule attrezzate con strumenti in grado di proporre nuovi metodi e favorire processi di inclusione oggi più che mai fondamentali per dare risposte concrete ad una società in continua evoluzione. Questo festival ha il merito di porre al centro il tema della conoscenza, solido pilastro dell'Europa e dell'Italia di domani, che la Fondazione intende consolidare in tutte le sue forme, anche sostenendo la splendida realtà della Scuola di Alti Studi IMT, irripetibile occasione per Lucca di ospitare un polo universitario di assoluta eccellenza. Ma la strada da percorrere è ancora lunga e necessita di strumenti idonei. A tal fine, da uno dei progetti più avveniristici messo in piedi dalla Fondazione, il progetto WIBI, nasce un'omonima fondazione, nata proprio in questi giorni, che avrà per presidente il professor Paolo Razzuoli e che annovera tra i suoi obiettivi il sostegno dello sviluppo della scuola digitale e più in generale alla ricerca, progettazione e sperimentazione delle nuove tecnologie in ambito pedagogico-didattico. Un altro strumento appunto nato col fine di ideare e intraprendere strade sempre nuove, ma soprattutto di coordinare le risorse esistenti in una direzione univoca orientata alla sinergia e al progresso. Ed è in questa direzione che la Fondazione, con l'aiuto di tutti voi, intende andare per vedere di migliorare sempre lo status della nostra istruzione e ricerca. Grazie a tutti.